L'attività del nuovo Foligno Calcio non si arresta, la società è già all'opera per pianificare la prossima stagione che vede la squadra nel campionato di eccellenza e stasera il presidente Tofi ha voluto ufficializzare la permanenza sulla panchina biancazzurra di mister Antonio Armillei anche per la prossima stagione. La società, diciamo che ha intenzione di fare un campionato da protagonista e per far questo cercheremo di fare una squadra adeguata alla categoria. Il numero uno della società continuamente sottolinea quanto sia importante coinvolgere sempre di più tutta la cittadinanza, che a cominciare dallo scorso anno ha dimostrato di essere vicina a questa nuova società, rispondendo in maniera massiccia e forse inaspettata. A tal proposito, il presidente Tofi ha detto che si punterà sempre di più sui social e sul sito ufficiale per far sì che la società del Foligno Calcio sia un patrimonio di tutti, anche con il passaggio della società a SRL con quote per l'azionariato popolare. Ma non finisce qui, Mariano Giorgetti presenta i due nuovi ingressi in società, si tratta di Gianluca Bazzica, noto imprenditore, conosciuto in città per l'altrettanto nota azienda di famiglia, e dell'avvocato Sandro Picchiarelli, esperto di diritto commerciale e societario. Sono orgoglioso di far parte di questo team. Non ho molta esperienza nell'ambito gestionale in una società di calcio, ma vedo il calcio e diciamo lo tifo da quando sono piccolino. La città di Foligno secondo me si merita una posizione importante e credo che il team è molto motivato a portare il nome di Foligno in alto. Quindi spero di dare il mio contributo per quello che posso, ci proverò e vediamo che succederà. In bocca al lupo a tutti. Ricordiamo che Foligno è una delle città, forse la terza grande città per grandezza dell'Umbria. Ha fame di calcio, io ho visto diverse partite qui a Foligno, ci sono meglio delle aspettative, spero sicuramente questo gruppo, spero che sia in grado di ripagare l'entusiasmo che l'anno scorso ha riservato e sicuramente riserverà alla squadra per gli anni futuri. In bocca al lupo a voi e a noi. Ma dice Giorgetti che l'ingresso in società di questi due personaggi è solo l'inizio di una lista di altri nomi che si sta lavorando per poter avvicinare al Foligno Calcio nei prossimi giorni. Stagione che comincia subito, quindi per gli addetti ai lavori del Foligno Calcio, che si sono messi a lavoro per portare avanti al meglio questa meravigliosa storia dal futuro molto promettente per questa città indegnamente offesa e dilaniata da un passato recente a dir poco rocambolesco.